fellow tarnished. Welcome back. Siamo dove era tanto, tanto, troppo tempo desideravo essere. E ora abbiamo uno strano insight in più. Quello che abbiamo trovato nelle basi dimenticate, nelle fondamenta abbandonate di Lendal, la capitale reale. Controllata, governata in quello che ne rimane, protetta da Morgoth, il benedetto dalla grazia. Un presagio benedetto dalla grazia. Io sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, ed è apparso il simbolo, che meraviglia entrare in una grotta come questa, di evocazione. In questo mausoleo ci sono tutte le simbologie della dinastia di Ul, l'antica dinastia sotterranea. Non vi temo. Non vi temo affatto. Cosa? Che danni? Scusate il buio, ragazzi. Ok. Stiamo attenti, allora. Non la chiamerei difficulty spike, ma sembrano essere molto forti. 6.000 rune l'uno. Questo è un luogo che si può trovare fin dai mercante. Qui. Mi permetto di dire una cosa, ragazzi. Fatemela gettare nella discussione e in un episodio della Blind Run, lasciatela registrare. Vi ricordate quando vi ho parlato del valore delle caratteristiche mentali, fisiche, di come interpretare la sovrumanità di noi senza luce, di ciò che riusciamo a raggiungere nei confronti di chi non lo è, che a modo suo trova una soluzione o una nascita geniale o un percorso di vita straordinario che li porta oltre il livello medio o oltre il livello dell'eccezionale? L'intelligenza suprema di Rennala, la forza sovrumana di Targoth. Oddio, Targoth è un senza luce, non conta. Ma avete capito cosa intendo, no? Certo. O Tragoth era. Questi mercanti, spesso li ho sempre ritenuti personaggi affascinanti, dallo stile eccentrico e di cui innamorarsi. Come accessori d'ambientazione. Ma se devo prendere sul serio il fatto che alcuni di essi si trovino in luoghi come questo, devono avere qualche potere. Io quando ne ho ucciso uno nel CNT non mi ha offerto nulla, non mi ha dratto nessun globo cinereo, tutto era tagliato ovviamente, né credo che sarebbero pericolosi, né riesco a immaginare una meccanica per la quale una volta attaccato uno gli altri ti aggrano automaticamente in tutto il mondo, non credo sia così. Ma devono avere qualche incantesimo, qualche potere, qualche occultamento, o qualche ammaliamento, o qualche... Non abbiamo mai sentito parlare del semidio dei nomadi, capite? Cioè, o della divinità da pregare, come Farlangn in D&D o cose del genere. Questo è molto strano. Come fai a essere qui? Oh, dear. A meno che sia davvero il nostro essere senza luce, unicamente il nostro essere senza luce, a rendere il tutto ostile. Forse è davvero il fatto che siamo senza luce a renderci bersagli costanti o mai benvenuti. Il problema è che questo posto è veramente pericoloso e... Ha! Mi sento in colpa. Ne abbiamo 10 adesso.
sanguirose infinite e dardi frastagliati infiniti. Incredibile. Freccia persecutoria, eh? I must apologize. I'm afraid I've very little to offer. D'accordo. Mercante. Ah! Risolto, mi rimangio tutto. È prigioniero. Leggendario. Merda. Notevole questa abilità. Sacrifici umani? Forse no. Secondo voi nel New Game Plus faranno la cosa giusta e aumenteranno enormemente anche il valore degli oggetti a terra? È una rughia quella. Comunque si muore qua, eh. Si muore in un secondo. Vai, Tirolina. Mi fa morire Verolina, scusate se la chiamo ogni tanto, ma... incazzatissima. Questo set è fantastico. Vieni, vieni, Tero. Qui c'è molto da vedere. Questo luogo è speciale. E tu? Dove vieni? Visto? Esiste anche l'R2 non caricato. Fregato. Io resto qua. No, doveva... pensavo che... già. Sono rimasto fregato. Pensavo che l'attacco caricato lo avrebbe stordito. Ma non ha... la... forse il backstab non accumula pesantezza. Sì, ma insomma, la tua aura di influenza è inferiore a quella che vorrei. Già finito. Ah, sono finiti gli avversari, forse. Questa è 10 o 9. 9, ok. Torniamo indietro. Tre otto. Se era funerea avevamo tre armi. Ragazzi, quest'area è da valutare molto in esplorazione early game, fatta con furbizia. Quello è un 10, mi sa.
il primo 10 fisico mai visto nel gioco. Guardate, 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 guardate. No, forse è un no. È sepolcrale? Ah no, ok. Wow! Possiamo fare un altro più di. Cosa stiamo trovando? Ok, ragazzi. Time to have fun. Ste build che le facciamo fare, santo cielo, se non per questo! Insomma, non è proprio intelligente. Il fuoco non serve, quindi non poteva salvarli. Non poteva salvarli il fuoco. Secondo voi ci offrirà delle Estus fare sta cosa? Delle lacrime cremisi? No. Porca miseria. Con Vallaria Spettrale 10. Quella sepolcrale ancora niente. Ancora niente. Tra l'altro, ora possiamo utilizzare la falange cariana. Ce la siamo meritata. E come se ce la siamo meritata? Non ho idea di cosa troveremo in cima. Forse è la risposta a ciò che è successo tutto questo, al di là della creatura extraplanare, diciamo. Astal. Segno rosso. Invadere il mondo diviso bianco varree? Invadere il mondo? Parlami. Quindi non avremmo mai trovato Lendl. Era qui. Ha usato il suo oggetto. You seek violence. Heedless of my warning, though you have been raised to a knight of the dinner table. To the very depths of my being. I'll ensure you regret this, my lambling. Enjoy your miserable death. Allora, tu mi stai combattendo con un bouquet, però. Varre, io. Ho resistito fino ad ora. Porca puttana. Si possono spammare così tanto le combustioni, a saperlo. Io ho resistito fino ad ora all'usare la medaglia. La richiesta dell'udienza. Ma perché mi attacchi se tu me l'hai donata? Secondo me. Sono indeciso. Non bere. E ti pareva. Ah, ok. Tu sei così perriabile che. Vabbè. Tempo al tempo. Niente scudo, dai. Oh, bello, figo.
provato a spammare. Ma meglio. Ho commesso un grave errore a darmi la medaglia. Alla fine ho voluto spammare semplicemente per provare a farla finita. Perché era tremendamente noioso combatterlo così. Per me, almeno. Scusate. E so che non si perde nulla morendo così. Vuoi curarti adesso? Sì, tu hai le mega combustioni, lo so. E ne spammi tante, eh? E ne spammi tante. 4, avete visto? 4. 4 di fila che tolgono quanto 40 vitalità probabilmente. Siamo non credo esistano zone così nella trama. Credo mi ero anche preparato l'ampolla anticure per farvi una sorpresa. Accidenti, Varre. E dire che avevo stravinto la prima volta, come al solito. Dov'è? Dov'è? Ok. You seek violence. Heedless of my warning, though you have been raised to a knight of the dynasty. Oh, nell'angolino. Pronto a farmi combustione? Mo' sicura. Sazzino. Guarda, guarda, il suo fuoco. Ci penso, nel CNT lui usava un coltello, era un viso bianco generico, o forse cambia arma in questo evento qui, magari a primo passo non si permette di usare un'arma del genere, rivelando, non credo se ne vergogni però, cosa fa, se ne vergogna, Varre, se ne vergogna. Finito. Siamo pari adesso. Se no che tu hai un po' più di HP, ovviamente. È un po' facile a schivare questa in PvP, mi sa. Però a due mani, forza. Ok, sei uno spammone, lo sai? Eh no, un po' troppo così, però che palle. Ho capito. Ah, ok. Questa va bene. Addio. Ti sono raso da questa maledetta. Lowborn. Niente? Eccolo! Oh, luminary Moog, please grant the strength you promised. I have given everything. Please, my lord. Please. Answer me.
Luminary Mog. Bless the Moguin dynasty with love. Essendo morti più volte senza recuperare, mi sa che... pernacchia. Già. Mio Dio. Questa fine di quest mi fa pensare che forse ci si può arrivare in modo diverso senza inimicarcelo. Ma è una farsa. Ora è il momento di leggere tutto quello che ci ha dato, ragazzi. È una piccola mazza il bouquet, è vero? Esatto. Arcano 24, causa sanguinamento. Mazza d'acciaio, simile a un intrigante bouquet di rose. Ogni petalo ha una lama affilata, caratteristica che rende i fiori perennemente coperti di sangue. E riflette il particolare eloquio di viso bianco verre, in quanto emana una un seducente splendore a cui si accompagnano conseguenze letali. Tributo di sangue. Abilità del voto di sangue conferita dal Signore. Esegui una torsione per prendere slancio, poi libera una raffica di affondi che sottraggono al bersaglio sangue e punti vita. Maschera bianca ghignante, macchiata di sangue, indossata dai cerusici da campo che dispensavano una morte pietosa. La maledizione del Signore del Sangue vivifica chi la indossa in caso di cuore. Wow, qui... wow. Cruore. Sangue scorrente. Che spettacolo! Incrementa leggermente la potenza d'attacco quando si verifica un sanguinamento nelle vicinanze. Tra tutti i chirurghi rapiti dal Signore del Sangue, nessuno fu in grado di domare il sangue maledetto, tranne Varre. Ma lui fu un'eccezione. Il sangue maledetto. Non l'abbiamo mai incontrato, il sangue maledetto. Ci siamo. Noi non abbiamo mai avuto niente a che fare col sangue maledetto. E anche la questa di Varre è andata. Guardate. Guardatela! Quello è l'ascensore che porta da Pottone! Mio Dio! Questo effetto è colpa di Aston? Siamo davvero qui. Questo è un posto importante, ragazzi. Guardate, è la prima statua completa che vediamo. Ha comunque il libro. Allora, questa è una cosa di cui ci pentiremo in un secondo, se non la facciamo bene, ok? Stiamo molto attenti, sfruttiamo tutte le possibili opportunità. C'è una grazia qui vicino, non lasciamoli respirare. Sono pronto. Andiamocene. Beviamo. Spammiamo. Senza paura. Ancora.
Perfetto, via. Si beve. Si cura. Arma. Preso. Ci si beve ancora. Attacco in salto. Ancora. Finito. Quindi alla fine ecco il volto, la barba, la stele con l'albero madre. Potrebbe essere una venatura sanguigna, ma credo che sia l'albero madre. Io direi che è l'albero madre. E poi radici. Draconica allora, davvero, erano dentine. Ci avevo preso. Antica pietra da forgiatura draconica privata di ogni colore. È una scaglia dell'antico Lord Draconico, nonché uno dei tesori nascosti di Farum Azula. Si dice che il trono dell'antico Lord Draconico risieda oltre il tempo. Questa pietra muta impercettibilmente il tessuto temporale, consentendo la creazione di un'arma in grado di uccidere un dio. Avere un'arma massimizzata. Non credo che esista fino al più 15. Questa è la finale. Ragazzi, un'arma in grado di uccidere un dio. La prima arma deicida di Mira dovrebbe essere molto simbolica. Non per Flavor. Assolutamente no. Dovrebbe essere un'arma che la simboleggia come Run, come tutto. Anche se quella grotta non mi sconfiffera. E quindi non è finita. Sarebbe potuta finire così. Non c'è niente qui. E invece... guarda. Questo è il simbolo di Mog, però. Non è il tridente che aveva in mano. Ah, è tutto il... Ah, wow, è...
Non sono radici. Stavano mutando. Un uovo su un bacino. È un bacino, quello sono ossa di gigante. E cos'è una bozzolo? È il dio dormiente. Ma che cazzo? Quasi mi lacrimano gli occhi. Vabbè. Ha un anello al dito. È un bacino. Anche qui viene richiamato. È lui? Dearest Mikala. You must abide alone a while. Welcome, honored guest, to the birthplace of our dynasty. Michela, dentro un uovo della dinastia Mogul. Michela,
non è oltre le terre dell'albero madre. Malenia non è venuta a cercarlo. Non l'avrebbe cercato di salvare. Ma Michela... L'albero sacro di Michela non è qualcosa a cui lui è legato? È stato piantato in nome... Ah, il 24 l'abbiamo trovato. Vaso sciame. Vaso sciame con legnaccio. Vaso sciame. Al contempo il ronzio delle ali esaspera il nemico. Le larve ematofaghe delle carcasse li trasformano in creature moleste, ma non molto longeve. Questo boss è a livello divino. È davvero a livello divino. E quello è il danno quasi dimezzato che ci fa. What? Michela è mio soltanto. Pergiabile. Perriabile. Devo togliermi questo dubbio. Sembrano buone perle, eh. Non si vedono, ma io li sento come buone. Sangue. È quello il sangue maledetto. È il sangue che infiamma. Ecco perché brucia tutto. Sia perriabile, ma potrei sbagliarmi, eh? Potrei sbagliarmi dinanzi a questa creatura. E anche lui ha due fasi, perché noi abbiamo il sigillo. Forse vi ricordate quando vi dissi che nel momento del bisogno avrei creato una vera build per Mira? Sempre eclettica, ma una vera build.
Forse ci siamo. Questa è la cosa più... del sacro albero di Mikla. Ma... ho una sorpresa per te, Mog. L'ho presa Leyndell. E sono infatti stronzo. Oh, guardate, è la maledizione. Ho una maledizione addosso. E non se ne... non si è tolta. Funziona solo due volte. Ci credete che sto giocando in fattro? Può giocare così ovviamente. Ok. Io sono più che pronto a viverla questa cosa. D'accordo. Questa è la prima vera boss fight. Tanto, 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 tanto tempo. Rennala. È stato stupendo giocare con i ragazzi. Ora. Dobbiamo fare un discorsetto. Che cosa useremo per combattere Leyndell e Mog? Che cosa faremo? Qualcosa di nuovo o il perfezionamento di ciò che abbiamo? La ruota di Pisa sarebbe veramente interessante da provare. 19 di peso, 21. Le armi colossali sono una fascinazione unica. Ma per un personaggio che vuole essere eclettico serve un'arma leggera. Avremo mille occasioni per provare di tutto. Ma Mira adesso deve puntare a un'efficacia diversa. Mi manchi, misericordia, mi manchi terribilmente. Misericordia e marcia scienza. No. Noi continueremo a essere eclettici in maniera più soft. La Wakizashi causa sanguinamento di suo. La
Wakizashi. Causa? Sanguinamento di suo. Davvero. Datemi tempo di esplorare. Ah! Non è considerata un coltello. Eppure è un pugnale. Siete disonesti. Siete disonesti. Mi avete fregato con questo. Va bene. Non voglio potenziare niente. Non voglio potenziare niente, sono troppo curioso di quello che potrebbe aspettarmi. A maggior ragione nella capitale. È pieno di cose che vorrei provare. Mi intriga l'idea di avere una alabarda, di utilizzare i fist per la prima volta. Il pata cifrato pesa zero e mi permetterebbe di fare chissà quale chicca, di oltrepassare gli scudi. Ma ha bisogno di 30 fede, io voglio anche essere mago. Non è ancora arrivato il momento di fare la build, di fare quello che diventa verticale. Continuiamo a essere la nostra mira della poesia eclettica, ma evolviamo qualcosa di... Cioè, provate a immaginare la bellezza di prendere, per esempio, gli artigli del limiere. Assassini di Montecorvo. Sono entrambe piuttosto interessanti. Prendere loro due, usarle come armi diverse, mai a due mani. Anche se le abbiamo entrambe sui fianchi. Sedersi qui e nelle ceneri di guerra mettere a ciascuna un effetto diverso. Che però non è comunque status. Non puoi mettergli nulla di status. Quindi manterremo lo sanguinamento. Madonna ragazzi, quanto voglio usare weapon art libere adesso. Manca poco. Manca poco. Ma potremmo duplicare e fare, vedete, sia assidaramento che sanguinamento. E sta roba è affascinante da morire. Però non è quello che volevo, perché mi sarebbe piaciuto invece avere un discorso di quadruplo effetto. Invece no. Allora. Fermi. Vi ricordate quando vi ho detto che avremmo utilizzato le nostre vecchie build? Creiamo una mira adesso in grado di utilizzare tutto ciò che abbiamo e affrontiamo Mog con tutto ciò che abbiamo. È il momento di far tornare la nostra protagonista. È il momento di far tornare la nostra protagonista. Mira tornerà. Non eccellerà in niente, ma sarà di nuovo Fastroll e se stessa. Sarà il personaggio che abbiamo costruito fino ad oggi e deve riuscire a sconfiggere Mog.
Deve riuscirci. Non ci sono più scuse. Ovvio. Ovvio. Neanche questa è una build performante. Ma questo è il PG che io voglio. È il PG che io volevo. Il personaggio che si definisce davvero eclettico. Quello che avete visto fino ad ora era un'esplorazione sacrificale di caratteristiche mentali assolutamente insulse per poter utilizzare incantesimi e stregonerie insieme. Qualcosa di profondamente sciocco ma estremamente divertente e completista. Adesso, questo sono io, in Blind Run. Tutto cambia, con personaggi verticali, ma questo sono io. Ho persino inserito la barriera di Tops per romanticismo e ovviamente sperimentazione. Ignorate la runa maggiore, ovviamente. Il punto è che ora torna a essere prioritaria quella di Godric e ho messo le katane solo perché voglio provare. Ho messo una estetica mista di quello che abbiamo creato fino ad oggi e sono pronto a tutto per vincere. Potremmo utilizzare lo spadone, lo scudo pesante, potremmo utilizzare i coltelli, potremmo utilizzare la alabarda, potremmo utilizzare gli archi, potremmo utilizzare tutto ciò che abbiamo guadagnato. Cinque semidoro utilizzati. Ha un po' la carica al massimo? Ha un po' la carica al massimo? E dov'è il mio trofeo? Ci sono semi in più? Dov'è la mia... Dov'è la mia medaglia? Non devo sbirciare. Non devo sbirciare. Oh, dov'è il mio... Vabbè, ok. Più 8, più 8. Midroll. Difesa non nulla. 18%. Signori. Questa è di nuovo Mira. Ha superato quel momento di puberale estremizzazione dell'esplorazione del sistema di gioco a causa dell'aver trovato incantesimi e stregonerie così interessanti da non resistere all'idea di poterle usare e mostrare. Ma questo è ciò che sarebbe diventata Mira se non fosse mai cambiata. Siamo qui adesso. E questo scontro trascendentale lo discuteremo dopo averlo battuto, dopo averlo vinto. D'altronde, qui c'è
tanto da dire. Perché è un tesoro nascosto di Farumasula? È il momento. Fight! Alzo il volume. Range. Non c'è problema. Non c'è problema. State a vedere. Lo riprendiamo. Questo non me l'aspettavo. Pensavo che le tombe mi avrebbero protetto. Con calma. Sono attacchi lenti. I presagi hanno questo trucchetto. Guardate, tre maledizioni. I presagi cosa hanno con il non uso l'ampolla, vediamo che succede. Qual è la differenza? Ho due usi, posso usarli anche in fase 2? E quella nebbia di sangue? Ah, soffri anche tu di sanguinamento, eh? È sempre più lento di quello che sembra. È tutto un trucco di ritmo. È nostro. Cioè, è nostro nel senso, è sconfiggibile. Non è nostro. Cioè, quando dico così, capite anche il contesto? No, non evocherò nessuno. Ma terrò pronta la zampa di gallina. Perché questo... questo darà un po'. Non può, cioè non è da 80k questo, non è possibile. È incredibile il suo volto. Ah, lo fa anche a distanza. Ok, te lo mette proprio come sigillo.
build up. Casa. Mira è tornata. Questo non significa che non tornerà in Fatrol. No worries, ma Mira è tornata. Dopo tanto tempo. Anche se dondola. Lo sbilanciamento dei nemici. Fellow Tarnished. Era tanto tempo, tantissimo tempo, in Elden Ring, che non sentivo una vera boss fight dinanzi a me. Questa è una vera boss fight, e questa è la vera Mira. E ora le saremo, e a questa serie saremo, Semper Fidelis. Avevo completamente rimosso, o non subito, o non notato il danno da rimozione a terra. Dobbiamo scoprire se il nostro caro attacco combinato delle dual stordisce con la... In tempo, stordisce in tempo con l'ampolla. Sono pronto. Guarda come cammina. Che coglione. Via. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Con calma. Rientra nel mood. Ce l'hai. Puoi averlo. Di nuovo. Solito errore. Peccato, pensavo di farcela. Peccato. Lui è molto charliero. Ci casco sempre. Ti pareva.
abbiamo un'arma Godslaying, giusto? La vera boss fight alla fase 2. Nihil. Avete visto? Sta entrando. È figo, è veramente figo. Senza Salmon, tra l'altro, quindi funziona. È come è un misto tra Lady Maria e vabbè. Zero. Perché zero?
Mi sono distratto. Questa boss fight mi sta piacendo da pazzi. Non ha, a livello di gusto e stile, non mi piace mai il dot che magari ti rende impossibile fare no damage, salvo qualche sotterfugio di ucciderlo prima che faccia certi dot, lui come il sangue gli infuocato a testa. Però a terra, però mi sta, cioè, bellissima. E poi tra l'altro l'apprendimento è velocissimo, capisci sempre i tempismi, quello che fa, come lo fa, quando. È bella. Ma perché ho zero? Quando ne avevo una. Ne avevo una, me lo ricordo. Ne avevo una, giuro. Ne avevo una. Ne avevo una. Devo andare a cercare nel montaggio quando al posto di bere l'ampolla per sbaglio premo a sinistra e non me ne rendo conto? Per forza. Oh, sentite, questo è capace di dare 200k. 180, 160, cioè questo io non posso perdere questa occasione. Anche come ricordo. Però io non ricordo. Scusate. Boss fight. Mio Dio, finalmente Elden Ring è tornato a darmi anche quell'emozione. Perché anzi, sotto alcuni punti di vista Mog mi sta trasmettendo un mood quasi praticamente da Data Battle di Kingdom Hearts. Sono due cose diverse. Ma questa è fenomenale. Io qua avevo farmato la scorsa volta le zampette, eh? Ragazzi, avevo vinto. Scusate, però questa è una delle boss fight che più di tutte mi fa venire voglia di rifarla. Ecco qua, zampa di gallina 4 dita. Un'altra. Cioè, bella. Ma poi lui che parla durante lo scontro. Mi piacerebbe, anzi, lo facesse di più. Michela è mio. Michela è mio. Questa sarà tosta da discutere in blind per ora. Perché non ho veramente la più pallida idea. Anzi, quando pensavo che Michela fosse il dio senza anima e il figlio indesiderato al posto di Godwin, anzi, l'avrei presa molto meglio. L'avrei presa molto meglio, perché quindi forse è stato dato al Signore del Sangue per impedirgi di... Ma poi Michela è cresciuto, è vissuto. Quello non è un uovo di nascita, non è come un grande essere, cioè gli dei nascono come grandi esseri. No, non è vero. In gioventù era molto caro a Michela l'Imperio. Ok, più che altro ovviamente benedizione del fulmine draconico, io me la casto per stile, perché non serve a nulla in questo scontro, eh. Però volete mettere? Continuo. Cioè, non dovrebbe essere troppo difficile per me ora tornare a quel punto. È troppo bello giocare con la... Finalmente gioco al 100% con il personaggio che voglio. Vero, Mog. Yeah.
sì che ci frega. Le abbiamo! Abilissimo. No, no, non è così. Non si fa così. Via, 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 via. Oh, pensavo di averla scampata. Pensavo che il roll mi avrebbe fatto superare l'affondo. Invece, evidentemente, ha delle. Ah, perché quando finisce l'affondo fa il cerchio di sangue intorno. Se voi o qualche vostro conoscente lo definisce non pulitissimo Mog, lo capisco, perché ha molte cose che fanno danno intorno. Però. C'è l'ordine dietro. C'è tutto l'ordine dietro. C'è. E come? Andiamo. Oh! Ti puoi stordire anche in questa forma, allora. Molto bene. No! Avete visto quanto sta diventando no damage tutta la fight praticamente. Poi però avete visto come anche gli schizzi di sangue, gli suoi incantesimi avanzati, gli attacchi ritardati hanno, no? Pam 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 pam. Già Mog. Tanti, eh. Curati, senza vergogna. È il momento di farlo davvero.
1. Sbaglio a definirlo un completo illuso. Due. Oh! Tre. Una grande runa. Una grande runa. Quattro. Quasi no damage. Cinque. Cosa? Cosa diavolo? Bozzolo dell'Empire. No, un muro invisibile. Siete così marci. Bozzolo dell'Empireo. E questa è la facciata che abbiamo sempre osservato. È questa. Questo arco è perfetto per zoomare. Quello è un orecchio. Bozzolo dell'Empire. Nella sua giovinezza. Alla volta. Il potere che racchiude. Nel tentativo di elevare Michela alla piena divinità, Mog volle farsi suo consorte, insediandosi al tempo stesso come monarca. Ma per quanto offrisse di condividere il suo talamo insanguinato, non ottenne mai risposta. Esatto, ci abbiamo preso! Abbiamo indovinato! Volle farsi suo consorte, insediandosi al tempo stesso come monarca.
con 25 a fede, potremo utilizzare voto aureo. E baffarci prima di una boss fight. La lacrima rossa ha compiuto il suo scopo. Ha compiuto il suo scopo. Ehi ragazzi, non pensavate mica avrei abbandonato l'arma? La nostra build è ancora questa. Perché mi avete preso? Carico pesante nonostante tutto, eh? Beh, noi siamo alla mira completa. Forse riusciremo a compensare con la sua vecchia estetica. Carico medio. Ve l'ho detto, è tornata definitiva. C'è una cosa che voglio fare però. Primo, scoprire se è apparso qualcosa in quella grotta. 99 su 100 no. Arrivarci è una cosa secondo me effettivamente non così naturale, però io sono anche abbastanza ignoro in queste cose, quindi talmente chiaro che qua c'era qualcosa un tempo. Magari il posto segreto di Varre, ma questo marchio per me è fondamentale. Allora, ora. Ma il favore di Michela. Vabbè, ora. Fermi tutti. Capitale è immenso. Abissi dimenticati. Che succede adesso? Non può essere qui. Perché era qui? Sotterranei dei reietti, abissi dimenticati. C'è della nebbia. C'è la nebbia. Ah, tra l'altro, cerca la torre divina di Altus Est, che si erge oltre il grande ponte ad est di Lendal. Ok. Ok. Priva di benedizione. Mog aveva una torre come monarca. Che spettacolo. Chissà cosa ne... Dovrebbe dirci qualcosa Gideon. Ora abbiamo una runa in più. Ora abbiamo una runa in più. Le cose cambieranno. Sono già cambiate, caro Giddy. Caro il tuo nostro vecchio amico.
5, 3, 2, 12% di fisico. Ventuno e sei e dodici. È quanto dura? È fortissimo. Mog il presagio. Molto più fragile tra l'altro, mi sembra. Parla. Vabbè, sto a fare lo scemo in effetti. Un po' il cretinotto sto facendo. Guardate, non... Ma è davvero lui? È lui. Funzionava, no? Mog, il signore del sangue. Cos'era questa chiesa? No, qua cose segrete, no. I presagi hanno due corpi. Adesso ragazzi, si è fatto veramente tardi, sono completamente andato, ma... 540. Dobbiamo leggere qualcosa. No, questi non sono amore invisibile. Minchia, è il decimo altare che colpisco. Godo. Ma no, ma non poteva finire così. Ma questo è il grande vuoto.
Un premio, eh? Un premio mi date. È finita, no? La frenesia. Morgoth. Non so voi cosa ne pensate, ma per me questo è uno dei migliori episodi che abbia mai registrato nella Blind Run. Tra l'altro è intuibilissimo questo... Stavo per chiedermi se fosse stata di nuovo la mia morbosi Souls-like vet player, no? A farmi trovare questo segreto, invece no. Guardate. Guardate la gioia, guardate la bellezza di questa cosa. Non devi colpire e basta, solo perché dici c'è qualcosa, è un luogo troppo oscuro. Perché costruire qua una chiesa senza che ci fosse qualcosa davvero di particolare da affrontare come culto, al costo di nasconderlo, no? E invece guardate, c'è l'apertura in fondo. Che spettacolo. Che io alle 4 del mattino. No, 3 del mattino. Prima di montare. Morgoth ci impedisce di uscire da Rendal verso est. Torre divina a est da Rendal. Quindi non la conosciamo. Mog. Oh, che spettacolo. Che spettacolo. E... Vabbè, in realtà non è il grande vuoto, perché questo è solo un muro. Non è due, però vabbè, caviamoci. Il gioco era quello. Io continuerò a registrare per altre 3 ore. Per altre 3 ore, ragazzi. Arcano 15. Crea lacerazioni di fiamma sanguinaria che successivamente esplodono. Donato dal Signore del Sangue. Ma il nome è lo stesso, vero? Non è che sono completo, non è che sto facendo figure di merda cosmiche. Crea lacerazioni di fiamma sanguinaria di fronte all'esecutore che esplodono in un istante. Questo incantesimo può essere lanciato. La fiamma sanguinaria continua a causa... continua? A causa... Vabbè, ok. A causare danni a sanguinamento per un breve periodo dopo aver inflitto danni. Cosa vuoi? Io non vado a dormire finché non sento. Oh, so that's where the so-called Lord of Blood was hiding himself, eh? A fitting little squat for that deluded maniac to bleat about the revival of his precious dynasty, while he turns our fellow tarnished into bloody fingers. Let him stay there. That way, his delusions will remain as they are, distant and unattainable. But perhaps it's worth looking into. If what I've heard is right, then maybe. Ah, my apologies. Lost myself for a moment there. The information you've shared is of great value. As promised, your reward.
and it is a wondrous thing indeed. You are a true fellow. All I ask is that you remain constant. Ah, I see. So Mikola was with the Lord of Blood after all. That is some fine intelligence indeed. With it, the final clue has been brought into the light. One of the last few pieces, the round table. I need to put everything together. As promised, allow me to impart to you the last of the secret rites, known only to me. Legge della causalità. Well, I wonder what comes next. If he continues his slumber within the cocoon, all would be well. But perhaps it would be safer to destroy it. Mikola is the one thing that remains a mystery to me. Allora, io sono completamente sconvolto da come in blind l'ordine degli eventi che mi stanno accadendo e che sto decidendo di seguire per motivi in realtà separati stanno creando una conversazione. Selen, vabbè, a parte, cioè, sì, non è tutto così. Selen però per me è una gran porcheria, nel senso non ha senso, non ha... Lo so, è tutto così bello, è tutto così confuso, però se c'è una cosa che riesco a percepire è che gli anni di Anime della Scoperta e di quello che faccio mi ha veramente dato insight e expertise e consapevolezza, maturità in questo... Perché in Dark Souls 3 non andai neanche ad aprire la porta di Greyrat. E qui abbiamo trovato due barriere di Morgoth. Abbiamo ottenuto questi dialoghi, completato una quantità di quest incredibile, di cui una è buggata e l'altra... e le altre in corso. Cioè... non... sicuramente se non avessimo fatto del male a Nefeli sarebbe... stavo ipotizzando, però... Allora, mio Dio ragazzi, ma che cosa sta succedendo? Potevi anche cambiare comportamento dopo che ti ho dato l'ultimo rituale. Cioè, no, pensavo che i premi li avrei ottenuti in endgame, ma potremmo essere in endgame adesso, in effetti. Però, capitemi, più in là. Legge della causalità. Contrattacca dopo un determinato numero di colpi subiti. Uno dei principi chiave. E tu come facevi ad averlo? Genera un piccolo anello di causalità interiore che permette all'esecutore di contrattaccare automaticamente dopo aver subito un determinato numero di colpi. I fondamentalisti descrivono l'ordine aureo attraverso i concetti di regresso e causalità. La causalità è fulcro dei significati, il legame che dà forma a ogni singola relazione esistente. E sta cosa scarsissima che sembra una cazzata... Scusate, cioè. Con tutto l'affetto per Sir Gideon Ofnir. Ritiro tutto. Come siamo messi? Siamo bravi? Vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3. Siamo veramente fighi, però ci manca Nomade 8, perso sicuro, e Scintipietra 5, perso sicuro. Però per il resto, GG, blind, figa. Arriverà l'episodio del backtracking e scopriremo.
E cosa costa farlo? Ragazzi, questo artefatto è tipo incredibile. Oh, bocciolo rituale e giglio di Michela. 10. Grande. Ok, leggi dieta. Niente? Eccolo! Abito di Mog, signore del sangue, arricchito dal ricamo di uno stravagante emblema d'oro su tessuto nero. La tenuta di un luminare, lord regnante gerarca della fortuna dinastia di Mogwin. O forse la veste di un folle. Ragazzi, ma che bello è stato fare queste supposizioni in blind e vedere la descrizione che ti dice esattamente quello che pensavi, quanto in cuortio avevi anche la componente, magari sei un imbecille o comunque un distratto che non ha capito che in realtà c'è qualcosa di estremamente concreto e che hai perso in un linguaggio tipo Gwyn vuol dire qualcosa qui legato a Mog, che in realtà rappresenta essere il fatto che lui si è insediato nella dinastia di Yule. E ha fatto no, quello ha preso l'edificio, ha fatto ma magari no, ma non è così, era un prigioniero, era Mog. I presagi sono maledetti, solo che è figata. 20.000, 8,1. Le starebbe molto male. Lo sapevo. Arcano 27. Sparge fiamma sanguinaria davanti all'esecutore per incendiare l'aria. Affonda l'arma nel corpo della madre senza forma. Lo faceva. Poi sparge la fiamma sanguinaria per incendiare l'area circostante. La madre della verità brama le ferite. Quando Mog si trovò dinanzi a lei, nelle profondità del sottosuolo, vide il suo sangue eruttare nel fuoco e restò infatuato da quella contaminazione. È quello che si trova dietro l'altare? Poi non è una parete illusoria, è un meccanismo nascosto. Che pensavo avevi trovato nelle tombe degli eroi alacri. Degli eroi. E invece... Che cavolo di episodio. Mi sembra di star trovando una quantità di cose folle. Che mi sono perso, ragazzi. Se ho trovato questo così... Se questo episodio, se quello che è successo negli ultimi 5 è stato questo, cosa mi sono perso prima? Che episodio. Niente. Ragazzi, alla prossima.